Grande partecipazione al convegno per i 50 anni della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia-Romagna, che si è tenuto al Savoy Hotel Regency di Bologna. Tra gli ospiti, i presidenti Bonaccini e Patuelli ed il Cardinal Zuppi. L'evento è stata l'occasione per ribadire l'importanza del credito cooperativo nel sistema economico e sociale regionale, dove la Federazione associa 9 banche. Banca Centro Emilia, Emilbanca, BCC Felsinea, Banca Malatestiana, la BCC Ravennate Forlivesi di Molese, Riviera Banca, Romagna Banca, Credito Cooperativo Romagnolo, BCC Sarsina, con in aggiunta la Banca di San Marino. Le BCC dell'Emilia Romagna crescono a doppia cifra. I dati della semestrale 2021 presentano una raccolta diretta salita a 15,5 miliardi di euro, più 14,3%, gli impieghi a quota 12,5 miliardi di euro, più 11%, ed un utile che ha superato i 71 milioni di euro. I soci raggiungono quota 138.999, più 2.500, mentre i clienti sfiorano le 700.000 unità. Le banche della federazione possono contare su 341 filiali e 2.729 dipendenti, con una competenza territoriale del 79% dei comuni. Il nostro mondo del credito cooperativo ovviamente è quello legato alle banche di comunità, di prossimità, e questa è la nostra missione. Nel nostro statuto c'è il sostegno dei nostri territori e questa è una condizione intramontabile. Diversamente non porteremo avanti la nostra natura di essere credito cooperativo. Le banche sono presenti a discutere con il mondo del lavoro, dell'impresa, dell'associazionismo e del volontariato, gli amministratori locali, le università, le scelte strategiche che facciamo, perché è inutile immaginare che non debbano essere protagoniste di scelte strategiche in un territorio che peraltro, se guardo ai numeri, saprà partire prima e meglio degli altri sulla ripresa economica. Sono 50 anni di crescita al servizio dei territori, delle economie diversificate, del pluralismo. Io ho tanti ricordi del mondo del credito cooperativo, un mondo molto pluralistico, molto plurale, molto diversificato e anche molto partecipato da un azionariato cooperativo con finalità mutualistiche, quindi dal basso. Il credito cooperativo, nel caso specifico qui in Emilia Romagna, è sempre stato molto attento e molto presente. L'80% dei rapporti che hanno con la clientela sono rapporti con piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, agricoltori, enti del terzo settore. Sono proprio questi soggetti in qualche misura più fragili di fronte alla pandemia, che hanno più difficoltà anche alla ripartenza, e quindi la ripartenza più difficile impone di avere un sistema finanziario e bancario anche vicino, e questo è il ruolo di una banca del territorio che oggi è molto importante. Sono 50 anni di associazionismo positivo. L'Associazione delle Banche di Credito Cooperativo, che trova forma nella federazione locale, è stato lo strumento attraverso il quale le banche hanno, insieme alle capogruppo, affrontato periodi anche complessi, ma come vediamo oggi con sicuro successo. Le banche di credito cooperativo, che sanno lavorare in rete, in questo momento è molto importante sapere cooperare per le imprese, sanno anche guardare avanti, quindi sanno essere una realtà moderna e soprattutto che si interroga sulle grandi sfide del futuro, che sono sostenibilità, equità e innovazione responsabile. Siamo in una fase di profondo cambiamento, con la nascita dei gruppi bancari cooperativi, quelli che sono nati il 1 gennaio 2019, ma credo che i risultati che abbiamo raggiunto siano risultati di ampia soddisfazione, il che dimostrano che la visione che avevamo sulla costituzione dei gruppi come nuovo elemento all'interno del più ampio panorama del credito cooperativo fosse un elemento importante che ha portato, come dire, a un consolidamento in termini anche organizzativi, patrimoniali delle singole BCC. Bilancio dei 50 anni della Federazione Emilia-Romagna è un bilancio fatto di territorio, fatto di soci, fatto di banche che attraverso l'attenzione che hanno a questi territori e a questi soci
hanno cambiato l'economia del territorio stesso e quindi della regione. Non c'è futuro senza dare e offrire stabilità alle persone. E ancora c'è troppo precariato, c'è troppa poca cooperazione. Invece abbiamo questa bellissima, grande cooperativa che è la nostra casa comune e che è anche il nostro paese, che è l'Europa. Credo che dobbiamo impegnarci tutti tanto perché la persona possa trovare, realizzare i suoi sogni, i suoi desideri, il suo futuro. E ancora il Cardinal Zuppi ha sottolineato come il noi deve diventare più grande di un io individuale ed egoista, mentre il Presidente Fabretti ha auspicato che il PNRR diventi un'opportunità per consentire alle banche di credito cooperativo di accompagnare la ripresa economica che il Paese sta vivendo.